Mini Radio Web Musica Italiana Nuova Indipendente. Questo è il tema portante di questa radio, la missione di questa radio e la bandiera di questa radio. Ma soprattutto la bandiera sventola felice quando c'è musica di grande livello, di grande spessore e poi soprattutto quando si parla di jazz o jazz, a seconda di come la vuoi pronunciare, c'è quell'attimo di emozione, di passione, perché è il genere musicale forse per eccellenza della modernità, perché il jazz è qualcosa che va al di là della canzonetta, va al di là della scrittura, perché si apre un mondo infinito che è l'improvvisazione, e lì c'è l'incanto proprio della musica. Bene, oggi abbiamo in collegamento da un'isola fantastica che è la Sardegna, di cui sto scoprendo la storia recentemente, con un gruppo che ha scelto come nome Sofia Trio, Jazz Trio, comunque Sofia, e poi adesso vedremo anche perché questo nome. Ma la prima cosa innanzitutto è sempre, come è d'obbligo, la formazione, perché come anche nel calcio, la formazione è qualcosa di essenziale. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, abbiamo Luca Derio, batteria. Sì, Luca Derio, sì. Derio. Vabbè, sì. L'accento quello me lo devi dire tu, giusto. Derio. Poi Mario Meloni alla chitarra e Fabrizio Fogagnolo al double bass. Poi vediamo perché double bass, ma la cosa importante è che voi siete a Nuoro, giusto? Sì, giusto. Allora, giusto. Presentiamo uno per uno con ruolo, ma anche con lo strumento, perché lo strumento spesso è l'orgoglio del musicista, quindi mi racconterete il vostro strumento. Chi comincia? Comincio io, Fabrizio, contrabbassista, perfetto. C'è una premessa da fare però, perché in realtà siamo in due su tre, perché purtroppo il chitarrista per impegni vari non ha potuto essere qui con noi. Vabbè, è un assente. Quindi, giustificato, giusto? Esatto, sì, esatto, sì. Assente giustificato. Allora, quindi dicevamo lo strumento. Come mai il contrabbasso? No, double bass, qua c'è scritto Double bass, perché è la traduzione così anglofona dello strumento, semplicemente per quello. Alcune volte si scrive upright bass, però la maggior parte delle volte si scrive double bass. Ma io quello che volevo approfondire era ovviamente la marca, modello, amplificatore, se c'è amplificatore e quant'altro. Beh, allora, marca sui contrabbassi sono tutti strumenti artigianali, soprattutto da un certo livello in poi, quindi marca non ce n'è, almeno uno strumento di liuteria, quindi niente. E amplificatori praticamente non ne sto usando più da anni, quindi in realtà si riduce a poche parole il mio, posso dire solo che come setup uso un microfono DPA e in accoppiata con un pickup Underwood. È l'unica, diciamo, cosa tecnica che ti posso dire sul mio suono, ecco. Però ci vuole il furgone per portarlo. Però ci vuole una no, basta, in realtà guarda, ci sta anche nella Panda, non ti preoccupare. Ok. Due contrabbassisti ormai siamo abituati a inventarci metodi di carico della macchina impossibili. Fantastico. Oh, qualcuno si ricorda, Mario Meloni, che strumento suona? Sì, ce lo ricordiamo giusto appena, diciamo. Sì, è chitarrista, lui,
Lui ha un Ibanez, la serie Schofield, se non ricordo male. Sì, usa come amplificatore un Fender valvolare, sì, Bello. che ha utilizzato anche in registrazione, sì. Perfetto. Normalmente utilizza sia in registrazione che live. Mentre se arriviamo al mio strumento, che è la batteria, io ho una Gretsch New Classic Series di 3 anni, diciamo, l'ho presa 3 anni fa. È una tipica batteria da jazz, però chiaramente la utilizzo più che diciamo col sound alla vecchia, tra virgolette, al contrario, un sound più moderno, se così possiamo dire, un approccio più dei nostri anni. Quindi uno strumento, diciamo, tradizionale che deve su che cerco in qualche maniera di far suonare alla nuova. Bello, bello. Allora, una cosa è, mi sembra di aver capito che siete tutti quanti professori nel senso conservatorio. Sì, Sì. abbiamo, tranne ma Mario, Mario ha un, diciamo che abbiamo un percorso alla base simile, tra virgolette, perché ci siamo incontrati ai seminari di Nuoro, però poi i nostri studi si sono diversificati, diciamo io e Fabrizio, il contrabbassista, sì, ci siamo diplomati in conservatorio al corso jazz, mentre Mario, diciamo, è prettamente un autodidatta, è uno che ha studiato. Sì, ha fatto un po' di seminari, però principalmente ha lavorato da solo, ascoltando dischi, Sì, lui ha sì, un sì. ottimo orecchio, diciamo, suona soprattutto a orecchio. È istintivo, insomma. Molto, molto istintivo, esatto, molto Infatti. istintivo. Bene, Nonostante, sì. allora, siccome c'è un disco in uscita, un disco bellissimo che io prima o poi riuscirò ad avere proprio fisico tra le mani, sono sicuro ci riuscirò. Cominciamo con l'ascolto di un brano, perché poi subito dopo andiamo a vedere tutto quanto il resto di Ottimo. questa formazione, perché c'è un sacco di curiosità, un sacco di cose che mi dovete raccontare. Allora, con quale brano vogliamo iniziare? Il brano di apertura utilizziamo, ormai usiamo sempre quello e manteniamo questa tradizione. Il brano di apertura del disco è The Ruse Illusion, che è un brano chiaramente composto da me. E niente, lo farei sentire e poi magari Ok, parliamo. allora, a Mini Radio Web, Sofia Trio, Jazz Trio, con The Ruse Illusion. Grazie.
Questo era Delirious Illusion da Sofia a Mini Radio Web, e a questo punto c'è da svelare questo segreto. Come mai Sofia Jazz Trio, o comunque Sofia Trio, come mai questo nome? Sì, il nome è Sofia Trio ufficialmente. Praticamente il nome ha un duplice significato. Il primo è sicuramente quello legato al suo significato greco, il significato antico, che è riferito alla saggezza, alla scienza, alla conoscenza, quindi diciamo una caratteristica nobile dell'uomo, che è alimentato chiaramente dallo studio. Una cosa che in realtà ci accomuna è una cosa più che altro legata al nostro passato, che anche se non sembrerebbe, abbiamo studiato non solo musica, ma abbiamo studiato in passato anche altre discipline. Io e il chitarrista Mario, discipline scientifiche, mentre Fabrizio ha studiato una disciplina umanistica, che è la filosofia, insomma. Abbiamo avuto, diciamo, dei passati comuni in questo senso. E poi l'altro significato è legato al nome di mia figlia, semplicemente, a cui ho dedicato il nome e un brano all'interno del nostro CD. Quindi questo è quanto riguarda il nome, diciamo. Ragazzi, oggi si vola alto. abbiamo un'intervista, insomma, è un po' impegnata la situazione, quindi datevi una svegliata. Io a quest'ora di mattina sto un po', diciamo, un po' grogge, però mi sto accorgendo che... Allora, questi sono gli intenti, poi dopo dove il punto d'arrivo reale bisogna vedere qual è, insomma. È il punto di partenza, il desiderio. Però uno già da questo capisce che, insomma, bisogna stare attenti, bisogna essere svegli, pronti, reattivi. Effettivamente quel caffè non era proprio forte come l'avrei voluto, però vabbè, ormai è così. Allora, vai. Quindi questo nome Sofia ha questa duplice personalità, duplice significato. E a questo punto invece facciamo un viaggio nel tempo e torniamo indietro di anni, e io voglio sapere come siete stati toccati e infettati dal virus della musica. Cioè, per esempio, Luca da bambino, com'è che hai deciso, basta, io faccio musica? Questa è una roba che... È una domanda in realtà che tocca a tutti i musicisti nel vivo, diciamo, perché comunque si va a scavare nel passato, è sicuramente una cosa piacevole e allo stesso tempo abbastanza delicata. In realtà la faccio breve: io ho iniziato un po' tardi a suonare e a studiare lo strumento, intorno ai 15 anni, però la voglia di suonare... anch'essa in realtà è arrivata un po' tardi, intorno ai 13-14 anni. In realtà questo interesse l'ho avuto grazie agli ascolti che faceva mio padre. Aveva dei dischi bellissimi in casa degli anni 70, parlo dell'hard rock, dei Led Zeppelin, dei Deep Purple, questi gruppi qui che mi avevano in qualche maniera catturato. Poi ho avuto la fortuna nuovamente di conoscere degli amici, sempre di mio padre, che suonavano, diciamo, strimpellavano tra amici e mi hanno buttato dentro, insomma, così. E piano piano da là hanno visto che c'era, insomma, un interesse e anche una capacità da parte mia di voler continuare. Da là, insomma, ho iniziato a studiare sia privatamente, che poi ho avuto la fortuna, come ho già detto prima, di entrare ai seminari di jazz, e da là ho studiato realmente, sviluppato le capacità per poter suonare veramente lo strumento, insomma. Questo per quanto riguarda gli albori, per quanto riguarda
me. Vediamo se Fabrizio ha qualcosa di più interessante da dirci. Infatti. No, ma io, come, ma la domanda era relativa alla passione per la musica o perché abbiamo iniziato a suonare? Sì, diciamo, se tu ti ricordi bene, ci deve essere stato un primo ascolto, una prima canzone che hai sentito, o comunque un primo periodo che ti ha catturato come attenzione, e da quel momento in poi non solo hai seguito la musica, ma hai anche deciso di tuffarti nella musica. Ma il primo ascolto che mi viene in mente è Stravinsky. Probabilmente avevo 4-5 anni, un nonno che era appassionato di Stravinsky, quindi mi ricordo, non mi ricordo che brano, che opera, perché non sono mai più andato a, non ho mai fatto una ricerca, però mi viene in mente lui. Potrebbe essere L'Uccello di Fuoco o La Primavera, perché quelli sono quelli più potenti. Sì, effettivamente, sì, potrebbe essere, però non vorrei dire una cavolata, dovrei tornare a casa dei miei nonni e vedere che dischi, quale dei vinili, tra i tre vinili, quale. Vabbè, prima o poi lo dovrai fare, comunicherò al mondo. È nel percorso, nella tua storia musicale, quindi lo devi assolutamente fare, prima o poi lo farai. Esatto. E allora? E invece poi come sono finito a suonare, in realtà con il rock and roll, penso Led Zeppelin, da adolescente sia stato il gruppo con cui ho iniziato a suonare il basso elettrico, e poi dopo quando ho deciso che doveva essere qualcosa di più importante nella mia vita, ho ripreso un po' da zero con il contrabbasso. Grazie all'ascolto di un certo John Coltrane, penso che sia un tabacchino qui di Nuoro. Una persona qualunque, insomma, sì, uno trovato per strada. Uno qualunque, un sassofonista qualunque. E, insomma, grazie a Coltrane poi mi sono avvicinato al jazz vero e ho iniziato a studiare il contrabbasso. Abbastanza tardi anch'io, devo essere sincero, perché io ho iniziato a 21 anni a studiare musica come Dio comanda, come si suol dire. Vabbè, ma voglio dire, non è che devono cominciare tutti a 5 anni come Mozart, non chiaro, è necessario. Infatti ci sono pro e contro. Sì, sono d'accordo. Quindi va benissimo. Senti, invece Mario ovviamente la sua storia non ce la potrà raccontare perché non c'è, ma voi avete qualche informazione, qualche retroscena? Narra la leggenda. Con Mario personalmente siamo diversi anni che ci conosciamo, è un amico di vecchia data, insomma noi due, adesso per chiarire bene la questione, io e Mario siamo di Nuoro, diciamo che abbiamo avuto un percorso musicale, oltre che di amicizia, molto simile, mentre Fabrizio è di Milano e l'abbiamo incontrato lo straniero l'abbiamo incontrato 2 anni fa praticamente, quindi io di Mario posso dire che anche lui ha avuto un percorso in parte simile al mio. Ha iniziato lui un po' prima di noi con degli studi classici, però la folgorazione musicale l'ha avuta con Hendrix, ascoltando Hendrix, poi successivamente è partito di testa con Zappa, come anch'io e come probabilmente anche Fabrizio, come tutti, e poi c'è stato l'avvicinamento al jazz che ha permesso, come ho detto prima, lo studio approfondito dello strumento. Diciamo, comunque l'innamoramento verso la musica l'abbiamo avuto sicuramente subito dopo l'adolescenza, verso la musica degli anni 70 paradossalmente, ma gli anni 70 del rock, poi successivamente il jazz, quindi abbiamo citato i Led Zeppelin di Purple, abbiamo citato Hendrix, e poi
tutto il resto è venuto successivamente. Questo è, diciamo, in sintesi. E questo è quello che conferma quello che io dico sempre, che gli anni 70 hanno fatto dei danni mostruosi. Assolutamente. E hanno condizionato pesantemente un sacco di giovani. Assolutamente, sì. E allora, prima abbiamo ascoltato The Rio Illusion e adesso andiamo ad ascoltare un altro brano, che sarà? Ma io proporrei, visto che abbiamo parlato di influenze degli anni 70, con una sonorità un po' più aggressive, magari un Pino Pino. Ma ci può stare. Io qui tra i brani che mi avete mandato ho Escher, Clock, Sofia e Sulle rive del Trasimeno. Ok, guarda, allora facciamo una cosa. Sì, io partirei con Escher, che è al suo... diciamo al suo perché, è un brano che ho scritto io, appunto, ed è un brano dedicato al grafico olandese, un grafico olandese che rappresentava delle immagini paradossali, dove diciamo c'era una specie di distorsione della realtà, diciamo. L'illusione prospettica. Sì, esatto, il fatto di poter vedere la realtà da diversi punti di vista, diciamo. Era una specie di allucinazione dipinta, un disegnatore di allucinazioni, fantastico, sì, io lo adoro, sì. Escher. Esatto, e quindi questo brano mi sembra più che altro, vabbè, è rappresentativo sicuramente della nostra, cioè più che della nostra, della mia idea verso la musica e il collegamento alle arti visive, diciamo. Benissimo, allora ascoltiamo Escher, che fra l'altro col design ci sta benissimo. Sì. Escher da Sofia a Mini Radio Web. Thank you.
Abbiamo ascoltato Escher da Sofia Trio, jazz proprio alla massima espressione, alla massima potenza, a Mini Radio Web, dove praticamente qualunque genere musicale è comunque ammesso purché sia buona musica, ma quando c'è il jazz c'è quell'attimo di emozione, di passione, come anche quando c'è il rock, quello bello, quello che deriva dal blues, e come i Led Zeppelin, per esempio. Però i Led Zeppelin, essendo ormai, diciamo, nonni, perché stanno tutti intorno ai 70 anni, mi dispiace, ma Mini Radio Web, non essendo emergenti e indipendenti, non possono entrare. Diciamo che a malincuore li lasciamo alle altre radio, ma comunque va bene così. Invece abbiamo questi Sofia che ci hanno dato due brani ottimi, bellissimi, e a questo punto mi raccontate come nasce la vostra musica. Allora, io parlerei dei brani che hai citato tu, insomma, che abbiamo sentito, perché sì, mi piace parlare del particolare, perché in effetti quando magari si estende troppo il discorso potremmo andare insomma molto lontano, quindi sì, magari meglio preferisco ad esempio analizzare questi due brani che abbiamo sentito. Già prima ho parlato di Escher, in realtà un brano che ho pensato appunto di dedicare al grafico olandese, semplicemente un brano che anche lui può essere interpretato in diverse maniere, quindi la mia idea era quella di avere di una stessa composizione più interpretazioni, soprattutto dal punto di vista ritmico, se vogliamo andare appunto sul particolare, e questo ha messo sicuramente anche a dura prova i miei colleghi, per cercare, perché comunque sono rimasto abbastanza esigente sul discorso di poter avere un'interpretazione varia rispetto a questo brano. Per quanto riguarda invece The Reuse Illusion, è una composizione molto vecchia, è una composizione che risale quasi più di 15 anni fa, ed è esattamente la mia prima composizione. È una composizione che si ispira ai ritmi africani e in qualche maniera erano gli albori dei miei studi verso la musica anche africana, e quindi l'ho intitolata Reuse Illusion perché vuole essere un'illusione di conoscere veramente questi ritmi. Come adesso, tirando le somme su questa cosa che ti sto dicendo, l'ispirazione della nostra musica, della mia musica, in realtà ha più direzioni, come vedi, cioè da un punto di vista, da un lato può essere l'ispirazione da parte di un artista, un artista anche lontano magari dalla musica, da un'altra parte può essere invece un'ispirazione insita negli studi che tu fai, nello studio, in questo caso in The Reuse Illusion, lo studio della musica africana. Quindi, come vedi, quello che ti voglio dire è appunto l'estrema ricchezza di input che abbiamo per poi concretizzarli in composizioni, insomma. Ecco, una cosa che spesso mi piace ricordare, soprattutto ai giovani, che non tutti, diciamo, hanno esperienza in materia, è che mentre nel rock, nel pop, quando fai la canzone, il brano di un altro si chiama cover o tribute, nel jazz invece si chiama standard, cioè prendi una canzone o dalla musica leggera o dal jazz, un brano jazz di un grande artista, e lo reinterpreti. Quello è una cosa completamente diversa dalla cover e dalla tribute. Tu praticamente con Escher ti sei praticamente fatto uno standard da solo, cioè hai scelto una cosa e poi te la sei rielaborata come fosse il brano di un altro, è così? No, non proprio, cioè nel senso che io ho avuto ispirazione in questo caso
come dalle immagini di questo grafico. Quindi sì, cioè il materiale in realtà, il materiale artistico di base, come dire, può essere paragonato a uno standard, nel senso che tu stai rielaborando quello che ti ispira un prodotto artistico, che in questo caso è l'immagine piuttosto che la musica, capito? Ma anche, comunque c'è un altro fatto, per esempio io penso a quella tessitura che da una parte inizia come uccelli e dall'altra finisce come pesci, no? E c'è una trasformazione intermedia. Quella è una tessitura che è estremamente musicale, anche perché ha dei ritmi e una specie di melodia grafica, quindi più musicale di Escher io non saprei chi rappresenta. Sì, in questo caso hai colto proprio l'essenza di quello che stavo dicendo, esattamente questo. Bene. Insomma, sono soddisfazioni, a me mi piace proprio, infatti io spesso lo dico, faccio questo, chiamiamolo lavoro, ma per me è un hobby di Mini Radio Web, proprio perché mi dà soddisfazione di riuscire a conoscere e a farmi raccontare la musica, oltre che ascoltarla, anche parlarne. E soprattutto, per me quello che è importante è gli artisti italiani. Allora, tormentone, compriamo la musica dall'estero quando in Italia ne abbiamo di ottima e purtroppo non viene offerto a questa musica il giusto spazio e la giusta importanza. Questo mi dispiace, mi addolora e, se devo dire la verità, mi fa anche incazzare pesantemente. Condividiamo al 110%. Comunque è vero, è proprio milanese Fabrizio, è tremendo, c'è proprio questo accento. Infatti io parlo con la Sardegna e sento l'accento milanese, un po' mi lascia spaesato. Se vuoi dico anche Cadrega, così. Vuoi il pane tu? Siamo sicuri che sei di Milano. Per esempio, che vino bevi? Tutto il vino che c'è. Va bene, allora va bene. Ascoltiamo un altro brano da questo album che si intitola, l'album non l'abbiamo ancora detto, ma si intitola proprio Sofia, giusto? Esatto, sì, esattamente. E c'è sulla copertina un libro aperto con le pagine che stanno svolazzando, infatti la foto si vede pure la pagina che è mossa. Questo come mai? Perché proprio per sottolineare la conoscenza di Sofia del libro. La conoscenza è, come abbiamo detto prima, la sapienza sono alimentate dalla conoscenza, la conoscenza la puoi avere studiando dai libri, come abbiamo fatto tutti in passato, e quindi quell'immagine rappresenta questo concetto. Quindi è una copertina molto letterale. Che brano ascoltiamo a questo punto? Allora, a questo punto rimane Sofia e sulle rive del Trasimeno, giusto, no? C'è anche il Clock, volendo. Ah, Clock, perfetto. Però abbiamo parlato di Sofia, il titolo è Sofia, sì, questa è la title track, questa bisogna farla. Va bene? Sì, Sofia, perfetto. Andiamo, allora, Sofia. Da Sofia Trio ascoltiamo Sofia a Mini Radio Web. Thank you.
Abbiamo ascoltato Sofia da Sofia Trio a Mini Radio Web e dopo questi 11 minuti di morbidezza, di dolcezza e di musica di quella che ti attraversa simpaticamente, dolcemente. Infatti, ecco, è una cosa che non tutti, diciamo, fanno attenzione. La musica è la forma d'arte che ti tocca, è tattile, perché la scultura, tu guardi la scultura, potresti in teoria toccarla, a meno che non ci sia il guardiano che ti ferma. Sì. La pittura, guardi il quadro, non è che ti metti a toccare il quadro, non c'ha senso. E così la poesia, per esempio, pure cioè, è scritta su un foglio, sì, poi tocca il foglio, ma invece la musica, per fruire proprio della musica, devi essere toccato dalla vibrazione che tocca i tuoi ricettori appresso al timpano, e per cui proprio è una forma d'arte che ti tocca veramente, e se non ti tocca non la senti, quindi è questo il bello. Sì, sì. Senti, sulla copertina di Sofia Trio, questo album uscito per 12 lune, risulta anche, oltre a voi tre, risulta anche Battista Giordano. Sì, prima un attimino di introdurre Battista Giordano, mi volevo collegare all'ultimo discorso che abbiamo fatto riguardo alla composizione. Volevo parlare proprio di Sofia, perché ci tengo, essendo brano dedicato a mia figlia. Questo è un brano chiaramente che ha, insomma, una grossa importanza per quanto mi riguarda. È un brano che esordisce con la voce di mia figlia, appunto registrata, dove noi suoniamo sopra un'introduzione. E chiaramente volevo portare la mia idea era quella di portare mia figlia dentro la musica, dentro la mia musica, proprio materialmente, oltre che a livello uditivo, far parte della composizione al 100%. Questo è tornando al discorso anche dell'ispirazione. Come vedi, l'ispirazione può essere presa ovunque, dai tuoi cari, da uno studio che stai facendo, da tutti gli input che abbiamo, insomma. E Sofia, appunto, è l'input dell'amore che ho verso mia figlia, no? Questo per quanto riguarda, appunto, Sofia. Invece, per quanto riguarda il discorso della collaborazione con Battista Giordano, abbiamo avuto la fortuna e l'onore di collaborare con questo compositore polistrumentista, che appunto è chitarrista, pianista, suona anche il flauto, ed è un musicista che ha un'esperienza di lungo termine, ha avuto collaborazioni anche con sia in ambito di musica classica che in ambito jazz. In ambito jazz, musicisti come Billy Lee Cobham, Omar Sosa, Tokelo Rosenberg, insomma, sicuramente un nome qui a Nuoro molto importante. E stavo dicendo, Questa collaborazione è nata in seguito all'ascolto di un brano che mi ha proposto Mario Meloni, il nostro chitarrista. Era un brano, appunto, che aveva le caratteristiche della musica contemporanea. Lui ha registrato questo brano a Stoccolma, era durante un viaggio di studio. Poi mi ha fatto avere questa registrazione e l'ho trascritta. E subito, appunto, come ho detto prima, mi è apparsa idonea alle caratteristiche, ai gusti di Battista Giordano. Questo brano è molto particolare, è un brano per due chitarre, che ha un'impalcatura armonico-ritmica particolare, diciamo circolare, che ha quasi l'intento di portare l'ascoltatore verso l'inconscio, trasmettendo inquietudine e una sensazione di smarrimento, quasi di nirvana. cioè praticamente portandoti dentro questo inconscio, crea sicuramente, cioè ti intimorisce, porta disagio. E questo, a tal proposito, posso raccontare proprio un aneddoto che mi è successo facendo sentire questo brano, una volta che l'abbiamo registrato, a un mio allievo. Sono insegnante di batteria, come vi ho accennato, e
Questo bambino, ascoltando le prime note, mi ha detto: questa musica, Luca, mi fa un po' di paura. Quindi, come dire, evidentemente allora il lavoro di Mario come dire, ha colto nel segno, ha trasmesso proprio quello che voleva fare, insomma, quello che si era preposto. Questa è la cosa che volevo dire, insomma, riguardo sulle rive del Trasimeno. Dovremmo farla sentire a Dario Argento. Sì, si presta a questo tipo di discorso. E quindi questo è quello che possiamo dire riguardo alla collaborazione con Battista Giornano. Lui appunto ha sentito questo brano e l'abbiamo registrato e quindi riportato nel disco come ultima traccia. Allora io a questo punto, come tu hai fatto una puntualizzazione su Sofia, la vorrei fare anch'io perché a questo punto la curiosità è inarrestabile. Quanto ha questa piccola Ah. Sofia? 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo. Allora, Sofia, adesso hai 2 anni e mezzo, però poi diventerai grande e ascolterai questa intervista. Mi raccomando. Fai la musicista anche tu, perché se fai non so, avvocato, veterinario o qualunque altro mestiere, magari a papà gli dispiace. Cioè, dopo questa dedica sei Quindi quasi. quanti soldi deve tirare fuori per mantenere la figlia? Poi, insomma, forse ti dispiace. Lo so, ho capito, però l'ha fatto, cioè, l'ha scelto lui questa No, cosa, certo. quindi. No, è bellissimo perché i figli, non c'è niente da fare, i figli sentono fortissima l'eredità dei genitori in qualunque senso, anche in questo senso. Io, quello che mi ricordo è la prima volta che mio figlio piccolo, stava credo in prima media, mi disse: Papà, senti, ma tu per caso conosci un certo Ozzy Bourne? Dico no, guarda, è Ozzy Osbourne, Black Sabbath, e da quel momento c'è stata una grande comunicazione, una grande fratellanza tra di noi, infatti abbiamo acceso i due amplificatori in parallelo con delle casse mostruose, ci siamo sentiti tutti Black Sabbath dal primissimo disco, proprio Black Sabbath, fino all'ultimo. E poi insomma, anche perché io lo addormentavo con Wish You Were Here, quindi vabbè, Mizzica. lo tenevo in braccio e lo ninnavo con quello. A me invece con Debussy Quindi mi hanno agli anni 70 addormentato. anche lì hanno fatto dei disastri, Sì. non solo a noi. Sì, no, una tragedia tremenda. Infatti, quando è venuto, mio figlio è stato ad Amburgo, quando è venuto a Roma. Dico, ma ti faccio un regalo, una cosa. Dice: sì, papà, una chitarra. E vabbè, chitarra si sta. Allora, torniamo a questo gruppo sardo con un milanese infilato, così, insomma, ma in Sardegna, perché io poi ho contatti anche con altri jazzman in Sardegna, ma come mai da voi il jazz è così apprezzato, così amato? Ma sicuramente, guarda, parlo io da milanese, anche se in realtà vivo qua ormai da 3 anni e mezzo, sono abbastanza stanziale in quel di Nuoro, quindi un po' mi sono fatto un'idea. Bisogna riconoscere che sicuramente Paolo Freso ha fatto un'opera molto importante sullo sdoganamento di questo genere musicale in quest'isola, e non si può, bisogna dargliene atto. Quindi. E sicuramente ha generato proprio tutta una serie di curiosità che poi sono diventate magari passioni, e poi molti musicisti, anzi devo dire che qui in Sardegna ci sono moltissimi musicisti molto dotati, soprattutto giovani, che hanno nelle corde, nel cuore, questo tipo di musica.
proprio per questo motivo. Ci sono numerosi festival, c'è il famoso seminario, di masterclass di jazz qui di Nuoro, quindi molto da questo punto di vista. Quindi possiamo dire Quindi il è una cardinale responsabilità. Fresu. Sì, se ne atto. Insomma, poi così probabilmente già c'erano, non è che abbia creato dal nulla nulla, però sì, penso che abbia dato una bella spinta a tutto quanto. E come è giusto che sia, spesso per imitazione, essendo l'umano simile alla scimmia, scimmiottando i grandi, si diventa grandi. E questa è una cosa bellissima. Ed è una gioia immensa per le nostre orecchie. Adesso ascoltiamo un altro brano che sarà. Appunto, io metterei sulle rive del Trasimeno, sì, visto Ecco, infatti che ne io. abbiamo parlato. Non l'ho anticipato io, ma me l'aspettavo, insomma, era inevitabile che arrivassimo sulle rive del Trasimeno, che poi a Stoccolma le rive del Trasimeno sono un po' distanti, però Sì. se è nato là il brano c'è poco da fare. Allora, da Sì, esatto. Sofia ascoltiamo sulle rive del Trasimeno a Mini Radio Web.
Abbiamo ascoltato Sulle rive del Trasimeno da Sofia Trio, da questo album Sofia di 12 Lune, questa etichetta molto attenta, molto accorta alle novità. A Mini Radio Web, dove questa musica è amata, apprezzata, accolta con grande calore, e mi dispiace doverlo dire, ma è molto preferita rispetto a vari rap, pop, hip hop, eccetera, che per carità li ospitiamo, ma insomma, o anche quelli che cantano tutti con la voce tutta così. Cioè, rock, voglio dire, lasciate perdere, fate musica bella, no? Cioè, già che fate musica, fatela bella, no, non perdetevi in cose, anche perché io non ho mai capito il rap dove sta la musica, dove è la musica, non ce la vedo, non ma guarda, no, in realtà bisogna fare i vecchi in questo caso, se si va alla radice di questo tipo di musica ce n'è musica, devo dire, c'è qualità. Poi in effetti quello che in realtà adesso arriva alla massa non è più musica, ha perso le buone radici che c'erano, ti posso assicurare, guarda. Lo so. Come anche la musica per discoteca, che è un tunz, tunz, tunz e basta, insomma, non c'è altro, non c'è troppo niente. Poi la doppia cassa, quella è una cosa che a me mi mette uno stato d'ansia che non so capace di sopportare, poi i volumi troppo alti mi disturbano, la vecchiaia è così, non solo sale la pressione ma anche non si sopporta. Bene, allora, Sofia dal vivo, cosa succede quando Sofia suona dal vivo? A parte le folle oceaniche, intendi? Anche. Sì. Cosa succede? Anche questa è una bella domanda, devo dire. Diciamo che per quanto ci riguarda, ma penso che riguardi anche altri gruppi, altri musicisti, spesso ci si pone davanti al live in maniera sempre diversa. Diversa anche in una, ad esempio, anche la scaletta. Uno aggiusta la scaletta in base a dove si trova, dove, come l'ambiente, e un po' anche come siamo noi, come ci sentiamo in quel momento. Quindi diciamo che il live rispecchia l'essenza del jazz. È improvvisata anche la scaletta, praticamente. In poche parole. Ma tenete anche conto dell'età del pubblico? L'età media del pubblico? No, perché... perché presentiamo dei brani, delle composizioni originali, quindi... Sofia, quello sono il repertorio è quello. Sì, ci muoviamo quindi sui nostri brani. Quello che cambia è come dire, l'ordine e anche magari spesso anche l'approccio. Sì, l'approccio può essere differente. Sì, assolutamente. Sì. Fare ad esempio anche per esempio l'ultimo live abbiamo fatto una cosa che non avevamo ancora fatto. Abbiamo collegato i primi tre brani, cioè senza soluzione di continuità, abbiamo suonato questi dei tre brani, perché ci andava di fare questo, perché era dettata dal momento e dall'ambiente che abbiamo visto là, insomma. E il pubblico come reagisce? Sono sempre silenziosi, attenti, accorti e seguono con la massima attenzione, o ci sono pure quelli che continuano a chiacchierare, a farsi i cazzi loro? Come dire, è abbastanza da manuale la questione. Quando si suona in un festival o si fa un concerto magari in piazza, c'è più attenzione. Sì, assolutamente. Purtroppo invece le cosiddette gigs che si fanno nei locali portano spesso a un ascolto parziale, e questo ci spesso genera un po' di incazzatura anche a noi, non peraltro, ma perché a volte le voci possono anche, come dire, sovrastare la musica. Quasi la musica, comunque ti infastidiscono.
l'esecutore, quindi a volte succede, ma purtroppo questa è la realtà da sempre. Ci sono dei dischi di Bill Evans registrati, cioè pubblicati da Blue Note, dove si sente chiaramente posate bicchieri e chiacchiericci vari, quindi è inutile che Quindi ci lamentiamo tanto, sì, esiste, come dire, fa parte della storia questa cosa qua. Vabbè, però è una mancanza di rispetto nei confronti di un artista che in fondo sta lì e Questo è vero. ti porta il suo cuore, e il suo Sì. prodotto dell'anima, te lo porta lì e tu continui a chiacchierare, beh, fai un po' la figura dello stronzo. Io lo dico con grande rispetto per gli stronzi, ma è così. Però dai, devo dire che comunque, adesso non so se è Però se ce l'ha legato. fatta Bill Evans, e Esatto. Bill Evans suonava così mentre questi facevano gli stronzi, insomma, direi Che già va bene. Chissà vabbè. cosa sarebbe successo. Del resto purtroppo abbondano. Senti, allora, i vostri live sono principalmente in Sardegna o vi muovete anche? Guarda, sì, siamo, il nostro disco è uscito la scorsa settimana, quindi ci siamo in realtà mossi poco. Per ora, comunque, anche prima che uscisse il disco, abbiamo suonato in qualche festival, ma esclusivamente nella nostra regione. Quindi adesso speriamo di poterci muovere No, anche. i contatti a Milano stiamo avendo, insomma, stiamo cercando di organizzare il 2018 con un pochettino di date anche all'estero. Ecco, Speriamo. speriamo, Ecco. l'idea c'è. Ed è proprio sull'estero che io vi consiglio di puntare, perché all'estero c'è una grandissima attenzione per i musicisti italiani nell'ambito del jazz. Poi, se parliamo dell'Oriente o addirittura del Giappone, c'è un interesse altissimo. E quindi Sì, è vero, è vero. vi consiglio spassionatamente proprio di fare qualunque cosa per riuscire ad avere contatti col Giappone, perché il Giappone, oltre ad essere un pubblico molto attento, che fa un gran consumo di jazz, ma il consumo vero, nel senso che se lo sentono in continuazione, hanno anche un'altra caratteristica, che loro comprano i dischi. Ecco, questa è una cosa abbastanza rara, al contrario degli Sì. italiani, i I giapponesi comprano. mattacchioni, eh? Eh sì, sono Sì. mattacchioni, comprano i dischi. Bene, e io invece, come ho detto poc'anzi, circa un'ora fa, ho detto che mi piacerebbe ascoltarvi qui all'Alexanderplatz a Roma, che è un posto meraviglioso, a via Ostia numero 10, e c'è questo Alexanderplatz, un locale storico del Sì, jazz a conosciamo. Roma, è molto famoso, e io spero di ascoltarvi qui. E allora facciamo adesso il primo rito di Minere the Web, che è lo scambio delle promesse. Cioè, Ok. io vi prometto, no, cominciamo da voi. Voi mi promettete che farete di tutto per venire a suonare a Roma, e io in cambio vi prometto che quando verrete a Roma a suonare faremo l'intervista col video, come fa Mini Radio Web quando gli artisti vengono a Roma. Questo è lo Ottimo, scambio delle ottimo, promesse. sicuramente. E altro rito che proprio segue, il secondo rito di Mini Radio Web che segue direttamente questo, è il tormentone che dice: ascoltatore di Mini Radio Web, se questi giovani ti piacciono, a parte comprare il disco, che comunque è sempre una cosa importante, e Sì. poi vedremo come, ma soprattutto se vuoi assistere a un live, perché il disco per carità è bellissimo, però insomma ascoltarli live è tutt'altra emozione. Cosa devi fare? Vai sul Facebook o sul sito di Sofia Sul sito, sì. Trio e trovi la lista delle date, delle prossime date future. Ma attenzione, se nella tua città non è prevista una data, cosa devi fare? Perché è qua che scatta la cosa importante. Devi diventare un ascoltatore attivo, per cui vai nel locale più bello della tua città e dici: se mi fai venire Sofia Trio a suonare qua, io ti porto tutti i miei amici, gli amici dei miei amici. Poi col jazz, diciamo, c'è una certa, come posso dire,
conoscenza fra gli appassionati di jazz, si Grazie. conoscono, quindi si comunica la notizia a tutti quanti. Il locale avrà il vantaggio di essere riempito a meraviglia e tu, ascoltatore di Miniera del Web, avrai i tre vantaggi: un live indimenticabile, il disco portato al locale per cui acquistabile dalle loro mani, e terzo e non ultimo vantaggio, se insisterai abbastanza, avrai gli autografi degli artisti sulla copertina. Questa è la cosa Guarda, più sei un importante. manager perfetto. Guarda, io ti assolderei subito. Ah, beh, non ti preoccupare, faccio gratis. Senti, invece io a questo punto, visto che il tempo passa e abbiamo l'ultimo brano che è Clock, io direi di passare all'ascolto di Appunto. Clock e poi avremo il terzo rito di Miniera di Web. E intanto ci prepariamo mentre ascoltiamo Clock da Sofia Trio a Mini Radio Web. Grazie.
Abbiamo ascoltato Clock da Sofia Trio e Mini Radio Web, l'ultimo brano degli ascolti di oggi per quello che riguarda Sofia, ma voi potete andare a cercare Sofia Trio nel web e adesso vedremo esattamente dove. Dove andiamo? Sì, potete andare nella pagina di Facebook nostra, che appunto è Sofia Jazz Trio. Dovete digitare Sofia Jazz Trio. Tutta una parola, però, non separato, sì, tutta una parola. No, tutto attaccato. Oppure semplicemente visitare il nostro sito www.sofiatrio.com. Là troverete tutti i contatti che vi riporteranno anche alla nostra casa discografica, etichetta che ci ha prodotto, che è appunto la 12 Lune, quindi potete trovare tutto quello che è necessario, quello che insomma vi interessa, anche direttamente nel sito della 12 Lune. E per acquistarlo via web? Sì, esattamente questo percorso qua. Quindi sulle piattaforme digitali, quelle straconosciute da tutti. Sì, tutte le principali piattaforme digitali, direttamente anche dal nostro sito, oppure anche via Facebook ci contattate direttamente e in qualche maniera si avrà anche il CD fisico, oltre che appunto... Io lo avrò quando verrete a Roma a suonare all'Alexanderplatz, adesso... Assolutamente. Anzi, vedo di riuscire a passarci un attimo, a dirglielo, a bussare, per piacere fate questa opera di bene per voi stessi, perché è l'Alexanderplatz che ci guadagna ad avere voi a suonare lì, questo è garantito, è sicuro. E a questo punto rimane il terzo rito sacro di Mini Radio Web, che diciamo si fa nel momento dei saluti e dei ringraziamenti, che è quello dell'in bocca al lupo, però attenzione alla risposta, perché insomma, dire crepi è anche tecnicamente non corretto, perché insomma è come dire in braccio a mamma, in bocca al lupo è come dire in braccio a mamma, quindi attenzione, perché io vi auguro in bocca al lupo e voi mi rispondete. Io ho percepito in bocca al lupolo, io direi certo, tanti litri e va benissimo. tanti litri. Poi ci sono alcuni che dicono in bocca al loop. Anche, sì, ma sai cos'è, noi qua, insomma, a Nuoro piace tanto la birra e quindi... La prima cosa che percepiamo è lupolo, non lupo, perché non riusciamo a sentirlo. Perfetto. E allora verrete ad assaggiare anche la birra di Roma. Allora, sicuramente. Ragazzi, sono stato felicissimo di conoscervi, mi piace molto la vostra musica e vi ringrazio per la partecipazione ai nostri programmi. Grazie a te, grazie mille. Un abbraccio forte e vi aspetto a Roma. Volentieri, okay, a presto. Speriamo presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.